Presidente Marsilio, un team abruzzese, Enjoy Abruzzo, parteciperà a tutte le tappe del Giro e-bike, un'occasione di promozione territoriale. Abbiamo voluto partecipare a pieno titolo con una squadra proprio brandizzata dall'Abruzzo, sostenuta dalla Regione con l'ausilio di sponsor che ringrazio, premiate aziende del territorio come la Toto Holding, la Mario De Cecco, la Vini Fantini, che hanno peraltro in passato più volte anche sostenuto il ciclismo e anche nell'attualità sostenuto più volte il ciclismo professionistico. L'altro sponsor che dimenticavo è Ecovillaggio, poi ci sono gli sponsor tecnici, le biciclette Bianchi, Pasquarelli Auto per le auto e i furgoni che continueranno a seguire giorno dopo giorno la squadra. Voglio ringraziare Maurizio Formichetti e Claudio Di Dionisio, che sono i team manager che gestiscono, hanno gestito tutta questa costruzione di questo progetto, e Alessandra Fiore che sarà il capitano. A ogni gara, poi a ogni tappa, ci saranno magari anche diversi inserti di uomini e donne che si vorranno cimentare con le due ruote, con la bici, che indosseranno la nostra maglia. Io cercherò di essere presente nelle tappe abruzzesi come hai fatto nella scorsa edizione, ma la cosa importante è che l'Abruzzo entra a far parte a pieno titolo della Carovana Rosa. Ogni giorno, nei 21 giorni in cui dura di fatto tutto il Giro d'Italia, in ogni tappa, dalla prima di Torino fino all'ultima, ci sarà sempre nel villaggio della Corsa Rosa la presenza della Regione Abruzzo, con questi stand, con il suo brand, con il suo richiamo al territorio, con la possibilità di far conoscere la Regione Abruzzo al di fuori dei propri confini e stimolare l'attenzione, la curiosità, la voglia di conoscere una terra che per il ciclismo è particolarmente vocata. Abbiamo voluto consolidare questo sodalizio con il giro e con il ciclismo in generale, perché le due ruote sono uno degli sport che più si addicono al territorio abruzzese e gli appassionati di ciclismo, i cicloamatori sono sempre di più. L'attività sportiva e anche turistica attraverso il ciclismo, grazie anche e soprattutto alle biciclette elettriche, questo è il Giro E, insomma, dove si utilizzano le bici a pedalata assistite, è un'attività che si sta sempre più espandendo come pratica, come praticanti, ed è un comparto non secondario dal punto di vista economico del mondo del turismo, e quindi vogliamo continuare ad attrarre, come già sta accadendo negli ultimi anni grazie alla intensa attività di promozione che abbiamo svolto. La Pasqua e la Pasquetta nella Costa dei Trabocchi sono stati un tutto esaurito di persone provenienti da ogni dove, e le interviste rese sul posto hanno mostrato come molti hanno scoperto l'esistenza e la bellezza di questa pista e di questa costa proprio grazie al Giro d'Italia, alla grande partenza dello scorso anno. Quindi buon giro a tutti, ci ritroviamo sui pedali e speriamo che anche questa iniziativa possa aiutare a far moltiplicare le presenze turistiche sul nostro territorio nelle prossime stagioni. Ecco, a testimonianza della sensibilità istituzionale da parte della Regione, tra i 25 team che saranno in gara, il Enjoy Abruzzo è l'unico sostenuto da un'amministrazione pubblica, dalla Regione. Sì, è vero, abbiamo voluto fare questa cosa un po' nuova, un po' strana. Gli altri sono tutti sponsor tecnici, sponsor di grandi aziende nazionali, internazionali, che scelgono appunto come veicolo di promozione e di sponsorizzazione il giro, e noi appunto, proprio perché l'Abruzzo si sta specializzando e si sta facendo conoscere come un luogo privilegiato per la pratica sportiva e per la pratica del ciclismo in particolare, abbiamo voluto partecipare a pieno titolo e aiutare e sostenere lo sforzo di questa squadra insieme agli sponsor, che ringrazio nuovamente per aver dato la possibilità di realizzare questo progetto.